Un benvenuto a tutti nella mia pagina. Io sono Teschio81, sviluppatore grafico indipendente. Oggi volevo parlarvi appunto di progettazione di un videogame, un argomento che viene spesso un pochino messo da parte, dando molto più spazio di solito magari a progetti di realizzazione di videogiochi, appunto magari partendo dalla grafica o dallo sviluppo della sezione, diciamo, logica appunto del gioco stesso. E oggi appunto volevo iniziare questo percorso dando un po' spazio appunto invece a tutto quello che riguarda quello che precede appunto la costruzione del gioco in sé. E ho fatto qualche piccola ricerca su internet per documentarmi, per prepararmi a questo video. Non ho trovato molto, le informazioni che ci sono, come vi dicevo prima, un po' scarne, e quindi ho deciso di tirare giù un po' la mia struttura, un po' il mio tipo di approccio alla creazione appunto di un videogame. Quindi quello che vedremo oggi appunto saranno semplicemente le mie opinioni e il mio metodo di lavoro per portare a realizzazione il mio progetto. Possiamo parlare subitissimo di eye concept, quindi le idee generali, quelle idee che ci balenano in testa nel momento in cui magari abbiamo visto un film, abbiamo giocato a un videogame che ci ha particolarmente entusiasmato e appunto vogliamo un po' prendere le redini del nostro gioco. E quindi parliamo, come vediamo qui nella slide, di idee principali e generali che delineano la struttura e la creazione del proprio gioco. In parole povere, quando ci capita una di quelle idee in testa che ci sembra molto performante, e molte di queste idee ovviamente verranno poi accantonate, ma alcune possono avere tranquillamente un futuro prospero. E quindi questo ci porta un po' a fare delle valutazioni, a capire se veramente questo progetto che abbiamo in mente può valere la pena di essere portato avanti o meno. E iniziamo a farci qualche piccola domanda. In che senso? Noi dobbiamo sapere perché stiamo cercando di creare un gioco. Quindi la domanda che ci viene posta è perché creiamo un gioco. Lo facciamo, come dicevamo prima, perché abbiamo un sogno nel cassetto e vogliamo fare il gioco della nostra vita, oppure semplicemente vogliamo solo cercare un modo per crearci un lavoro in un campo per il quale siamo appassionati, quindi magari siamo dei gamer e vogliamo appunto renderci la vita facile e andare proprio a lavorare nel campo del gioco, quindi cercare in sostanza una monetizzazione da quello che stiamo facendo in una maniera divertente. Questi sono per esempio due approcci totalmente differenti al nostro progetto, ce ne saranno sicuramente anche altri e vanno comunque insomma valutati attentamente perché ci possono portare alla creazione di un progetto differente dall'altro. Poi una seconda domanda che ci dobbiamo giustamente porre quando siamo all'inizio e quindi quando ci occupiamo sempre di idee generali è, oltre a perché stiamo creando un gioco, per chi lo stiamo creando, quindi a chi è indirizzato questo gioco. Possiamo creare un gioco per noi stessi, un gioco per la famiglia, per i propri figli, per gli amici, pensando in grande, possiamo anche pensare appunto di portare questo gioco a uno sviluppo totale, quindi portarlo su marketplace e poterlo appunto vendere. Tutte queste idee che vi ho appena dato sono accomunate, diciamo, dall'ideologia del marketing, ovviamente, che si fa sempre più presente man mano che saliamo di grado rispetto agli esempi che ho fatto prima. Quindi se il gioco è esclusivamente per noi, ci piacerà direttamente quello che stiamo facendo. Se il gioco appunto inizia già a dover essere indirizzato a una persona, che può essere per esempio il vostro figlio, il vostro fratello, un vostro amico o un gruppo di vostri amici per giocare, appunto questo gioco dovrà sempre di più essere indirizzato a una persona
che possiamo chiamare clientela, quindi deve piacere a più persone. E più questo va avanti, quindi quando decidiamo di ampliare le nostre prospettive maggiormente e arrivare appunto al mercato, dobbiamo un attimino anche tenere conto di questo. Quindi il gioco diventerà sempre meno personale, con gusti sempre meno personali, ma con gusti che piacciono sempre più alle persone che lo devono acquistare. Questo ci porta a fare appunto ulteriori valutazioni, quindi andare a pensare a un mercato di riferimento, quindi capire il nostro gioco, se deve essere per un tipo di piattaforma particolare, quindi possiamo averlo per console, per PC, per device. Dobbiamo controllare anche un pochino le condizioni del mercato in generale, quindi vedere se ci conviene di più avere un gioco per PC, che per Android, per dire, per una questione appunto di vendite. Dobbiamo appunto controllare le condizioni del mercato in base alla categoria del mio gioco. Anche questo è una condizione che viene sempre più rispettando, diciamo, gli esempi che abbiamo fatto nel passaggio precedente. Quindi se è un gioco che è per me, forse non è neanche dedicato al mercato, possiamo tralasciare queste informazioni. Se invece è un gioco strettamente monetizzato, possiamo tranquillamente invece andare a fare proprio delle ricerche di mercato, quindi andare a creare un gioco per essere venduto, che è quello che poi viene fatto per lo più nel mercato riguardante appunto i device. Poi dobbiamo decidere anche un target degli utenti, perché come dicevo prima, può essere indirizzato anche semplicemente a nostro figlio, e dobbiamo avere un attimino coscienza di chi appunto utilizzerà il nostro titolo, perché ovviamente se abbiamo, come dicevamo prima, un figlio di 5 anni, io sconsiglierei per esempio di fare un gioco in stile GTA. E di conseguenza per il mercato, andando sempre a pensare più in grande, come dicevamo, dobbiamo decidere un po' a chi è indirizzato il nostro gioco. Quindi abbiamo un settore di bambini, abbiamo un settore per ragazzi, abbiamo un settore per adulti, e poi ci sono ovviamente vari settori che si possono intersecare tra di loro, quindi bisogna fare un attimino, avere un attimino un'idea di chi dobbiamo appunto raggiungere. Ultima cosa che possiamo vedere nelle idee generali, appunto, riguarda le mie capacità, le mie possibilità. Possibilità, direi, a livello soprattutto economico e anche di conoscenza, nel senso che per sviluppare un gioco comunque non servono, a livello indipendente si possono fare tranquillamente anche dei piccolissimi giochi e non servono, come dicevamo, avere grandi risorse, però un minimo ci vuole, avere un computer performante, avere determinati programmi che possono anche essere a pagamento, avere delle risorse che possono anche essere a pagamento e soprattutto avere il tempo che lo dobbiamo iniziare a contare un po' come fossero soldi, il tempo è denaro, come si diceva, tutto un po' monetizzato. Tenete conto che per lo sviluppo di un gioco, se partiamo proprio da zero, non si va a contare quanto tempo ci metto a sviluppare un gioco, si va a contare quanto ci metto a formarmi per poi sviluppare un gioco, e poi si aggiunge ovviamente il tempo del gioco. Per una formazione di base minima per iniziare a mettere mano nei programmi in maniera un pochino coordinata, dobbiamo contare almeno un annetto di sviluppo, contando almeno dalle 4 o 6 ore al giorno. Quindi insomma un po' di tempo ci vuole. Rapportate il tempo che avete per queste per questo tipo appunto di studio e fate voi i conti di quanto tempo ci vuole un pochino a capire come funzionano i programmi. Questo parlando solo ed esclusivamente di programmi di costruzione gaming, perché poi ovviamente adesso andremo a vedere di quali tipi di altre capacità abbiamo bisogno. Quindi passiamo alla slide successiva e andiamo a vedere sempre nelle idee generali, quindi qua dobbiamo un attimino sempre fare un po' il resoconto della mia idea.
un'idea, come dicevamo, abbiamo un'idea in mente molto blanda e iniziamo a capire se possiamo effettivamente realizzare questa idea. Quindi le competenze generali che servono, queste ovviamente non sono tutte, ma sono le prime che mi vengono in mente, quindi competenze da audiomaker, perché ovviamente l'audio in un videogioco svolge una parte essenziale. Avremo dal primissimo momento che un utente accende il nostro gioco fino alla fine del gioco, quindi anche nei titoli di coda, e a seconda della grandezza del gioco avremo più o meno bisogno di file audio, e questi file audio bisogna appunto crearli, e se non sappiamo farlo noi dobbiamo rivolgerci a un'altra persona. Avere anche appunto competenze assolutamente importanti di graphic design, perché non basta sviluppare il gioco semplicemente a livello di logica, c'è anche tutto il contorno che rende bello il gioco e che lo rende vendibile o comunque gradevole ai nostri occhi. Come dicevo, non lo dobbiamo vendere, ci dobbiamo giocare con i nostri amici, e se gli proponiamo un gioco che è obiettivamente di bassa qualità, loro ti chiederanno come mai non si gioca a un gioco un po' più prestigioso, per esempio un Call of Duty, un Apex, un Fortnite. Quindi la grafica è in tutto e per tutto essenziale. Avere competenze appunto di sviluppo di giochi, perché ovviamente se non sappiamo usare i programmi di sviluppo, per quanto semplici alcuni possano essere, non andiamo da nessuna parte. E in più dobbiamo avere anche un'altra serie di competenze che non sembrano obiettivamente legate, se uno non ci pensa, principalmente ai videogiochi, ma in realtà esistono. Quindi avremo, in questo caso io qua ho segnato lo sceneggiatore, quindi avremo una regia, ci vorrà competenza per le inquadrature, le telecamere, ci vorrà competenza di light design, e via dicendo. Quindi più ne ha, più ne metta. I programmi normalmente che usiamo per questo sono ovviamente di audio editing, quindi ne esistono tantissimi, anche gratuiti. Si può partire da Ableton, Cubase, Reason, e via dicendo. Poi sì, ci sono programmi ovviamente di photo editing come Photoshop, eccetera, eccetera, programmi video, quindi abbiamo, che mi viene in mente, Camtasia, After Effects, e poi possiamo passare al game editing, quindi qui svolge una funzione molto più importante. Qui dobbiamo decidere dove sviluppare il nostro gioco, su che piattaforma, ne esistono svariate, dipende anche che tipo di supporto vogliamo utilizzare, se quindi lavorare per esempio in Blueprint come su Unreal Engine, utilizzare il C++, eccetera, eccetera. E finite, diciamo, tutte le parti di idee generali, quindi abbiamo deciso che cosa fare, come farlo, abbiamo un'idea di base, un po' di tutto, ci siamo resi conto che siamo in grado, abbiamo le competenze per portare avanti alcuni lavori, non le abbiamo per altri, magari però abbiamo un supporto di persone che ci possono accompagnare in questo percorso, e allora decidiamo di passare al gradino successivo, quindi iniziare a tirare giù le nostre idee in una maniera un po' più organizzata, e quindi passiamo a quello che io definirei un progetto di massima, quindi una progettazione generica del nostro gioco. Quindi andremo a riportare appunto che tipo di gioco vogliamo fare, oltre a capire la piattaforma su cui l'andremo a sviluppare, la piattaforma di arrivo su cui l'andremo poi a distribuire. Dobbiamo capire anche la categoria del gioco, quindi se vogliamo fare un gioco fantasy, vogliamo fare uno sparatutto, un picchiaduro, un gioco di avventura. Questo qua dipende un pochino dai nostri gusti, come dicevamo prima, e un po' dalle varie ricerche di mercato, se conviene più o meno fare un tipo di gioco rispetto ad un altro. Questo ci porta obiettivamente anche ad iniziare a pensare a tutto il resto delle cose, quindi il personaggio, che tipo di personaggio vogliamo avere, se è un personaggio più o meno divertente, un personaggio per bambini, un personaggio per una storia un po' più drammatica. Questo qua lo iniziamo a pensare e poi lo svilupperemo in corso d'opera.
Ovviamente penseremo all'ambientazione e agli scenari, quindi come si svolgerà tutta la parte di regia e dove si ambienterà, sia la regia che il gioco. E questo ci porterà ovviamente a pensare che se abbiamo un'ambientazione tipicamente medievale, anche i personaggi dovranno essere tipicamente medievali. E ovviamente il tipo di gioco dovrà essere anche un gioco che sarà un po' indirizzato in quel senso, quindi se abbiamo un gioco di tipo medievale, come dicevamo, non possiamo pensare di ambientarlo nello spazio. Quindi bisogna fare un attimino tutte queste valutazioni. Come vedete, ho continuato con un eccetera eccetera perché non ci sono solo queste. Più le sviluppiamo, più abbiamo dei dati abbastanza precisi e dettagliati di come portare a segno diciamo, il progetto. Quindi questo ci porta ad iniziare a intensificare il nostro lavoro progettuale ed arrivare ad una trama principale. La trama principale, in sostanza, che cos'è? Una storia avvincente che accomuna tutti i personaggi, con un obiettivo specifico e, come dicevo prima, comune, che dovrà essere costante fino alla fine del gioco. Questo significa quindi che l'evento principale, quello che determina la trama principale, dovrà coinvolgere ovviamente tutto il cast di personaggi che abbiamo deciso di utilizzare, compreso ambientazioni ovviamente e tutto il resto. E non è detto che ovviamente ogni personaggio non possa avere la propria storia, anzi deve avere una propria storia, perché altrimenti non sarebbero giustificati all'interno del progetto. Quindi ogni personaggio che ha la propria storia deve appunto avere questo obiettivo comune sia dalla parte del bene che dalla parte del male e nella trama principale. Quindi se siamo dalla parte del bene dovremo portare a termine un obiettivo, se siamo dalla parte del male, chiamiamole così, dovremo appunto cercare di non far portare a termine l'obiettivo dal giocatore principale o viceversa, se il nostro personaggio cattivo appunto è il personaggio principale, le cose andranno nel verso opposto. Questo appunto ci porterà poi a delineare un progetto vero e proprio, quindi passeremo da una progettazione generica ad una progettazione mirata. Partiamo appunto quindi dalla trama che abbiamo appena visto per poi passare al nostro evento principale. L'evento principale è praticamente quell'evento che tiene in gioco i giocatori fino alla fine. E cosa significa questo? Non solo che un gioco debba avere un inizio e una fine, che quello lì è praticamente quello che dicevamo prima, la trama, ma deve tenere attivo il senso di gioco dell'utente. Faccio un esempio, abbiamo un gioco come Horizon, ha un evento principale che corrisponde alla fine della trama. Noi iniziamo il gioco con un motivo, la trama si sviluppa e quindi subentrano poi altri motivi per il quale andiamo avanti fino a che raggiungiamo il motivo principale, che è ovviamente quello di completare il gioco e quindi sconfiggere il boss finale per uno specifico motivo che noi ch abbiamo chiamato evento principale. Ma se prendiamo per esempio in esame un gioco come Apex, abbiamo un sistema in cui tutti i giocatori hanno una piccola storia che porta avanti la trama principale, ma l'evento principale qual è? Finire il gioco? No, è andare a giocare in arena. Quindi il gioco rimarrà sempre aperto, non avrà una fine trama. Magari è stata pensata perché nel tempo prima o poi magari il gioco finirà, ma il gioco deve rimanere aperto fino alla fine. Quindi andrà a sfruttare l'evento principale. Questo ci riporta ad avere poi anche una delineazione appunto del gioco in sé, quindi iniziamo ad avere un'ambientazione. Quindi io dico in questo gioco io ho il mio personaggio che deve salvare il mondo,
e lo fa a lungo termine come nel gioco di Apex e quindi andremo a giocare sempre in arena. Ma come saranno queste arene? Saranno mappe casuali, saranno legate a una storia, saranno legate alla trama, alla storia di ogni singolo personaggio, insomma, diciamo che iniziamo un pochino a dover scrivere un pochino nella maniera più dettagliata la storia in sé. Questo ovviamente ci porterà anche alla creazione dei personaggi, che è una delle prime cose che ci viene in mente il personaggio. Quando io penso per la prima volta a un gioco che mi potrebbe piacere sviluppare, dico io vorrei un omino che salta, corre, si sa arrampicare, picchia, ammazza tutti e finita lì, magari ce lo immaginiamo già anche truccato, vestito, con il cappuccio e i pantaloni di pelle, la moto e via dicendo. Però non teniamo conto di tante cose, intanto che deve essere legato all'ambientazione. Ovviamente non possiamo mettere un personaggio che va in moto con i pantaloni di pelle e ambientarlo nella preistoria, ovviamente non ha senso. Altra cosa che dobbiamo tener conto, come dicevamo prima, parlavo di il mio giocatore che spara, corre, si arrampica, ma non teniamo magari conto appunto che i giocatori sono più di uno e possiamo avere giocatori principali, giocatori secondari e appunto anche giocatori di contorno che servono ad arricchire la scena, quindi magari le folle o punti in cui andiamo a comprare gli oggetti, quindi c'è un mercante e anche quel giocatore lì va costruito ovviamente. E poi abbiamo i giocatori secondari che appunto possono collegare e creare trama e possono appunto essere magari i giocatori della parte cattiva e bisogna anche un po' decidere questi giocatori da che parte stanno e possono essere come dicevamo i giocatori da sconfiggere e possono essere appunto i nostri personaggi però da una parte o dall'altra devono stare a meno che non facciamo un gioco come The Sims che siamo tutti amici, ci si conosce e ognuno si crea il proprio personaggio insomma. Questo ci riporta ad avere anche una gerarchia dei ruoli, perché come dicevamo prima abbiamo personaggi principali, abbiamo personaggi secondari, abbiamo personaggi di contorno, ma anche in queste categorie dobbiamo creare delle sottocategorie, per esempio se parliamo dei personaggi che stanno dalla parte dei cattivi possiamo avere un boss finale, però possiamo avere anche più persone. È consigliabile avere più persone, quindi avere un boss finale, un vice boss, quindi un capo, un vice capo, avere un capo squadra degli scagnozzi, avere tutti gli scagnozzi. Diciamo che più la gerarchia si amplia, più il nostro gioco inizia a diventare complicato, sia come logica, sia come regia. E come creazione ovviamente anche dei personaggi. Un'ultima cosa che mi può venire in mente da inserire nella progettazione mirata, ovviamente, ne abbiamo parlato un pochino prima, la storia dei personaggi. Quello che crea un gioco che lo fa diventare affascinante e avvincente è appunto la storia dei personaggi, quello a cui la gente si appassiona. Ci sono giochi prettamente basati sullo sparatutto, come può essere Call of Duty, nella quale la storia magari è anche interessante e divertente, ma non è di certo una storia di cui ci si può appassionare. Diciamo che Call of Duty è mirato a giocare direttamente, quindi la storia si fa un pochino per avere una conoscenza generale, ma poi andiamo, diciamo, a giocare in arena. Invece possiamo anche invece creare una storia per ogni personaggio, che sia sempre più avvincente, quindi lì dipende un po' dal tipo di gioco che vogliamo fare, ma possiamo creare giochi anche come Final Fantasy, che sono quasi del tutto basati sulla storia e si gioca veramente pochissimo, è quasi una serie TV, diciamo. Andando avanti, appunto, passiamo dalla progettazione mirata alla realizzazione vera e propria del progetto. Qui, come vedete, io ho segnato
un appunto che è quello di organizzarsi saggiamente il lavoro, perché come abbiamo visto nei capitoli precedenti iniziamo ad avere un pochino di cose da fare, un bel po' di cose a cui pensare. Se torniamo indietro appunto andiamo a vedere già la delineazione di una trama, che è diverso da avere un'idea blanda in testa e iniziare a creare effettivamente qual è l'evento principale, le ambientazioni, i personaggi. Questo è solo a livello, diciamo, di logica, di costruzione mentale. Però poi possiamo anche andare a iniziare a tirare giù proprio il nostro lavoro sul nostro gioco vero e proprio. Se stessimo scrivendo un libro, io vi direi di iniziare a prendere carta e penna e a buttare giù, diciamo, qualche schizzo, qualche idea. Questo dobbiamo fare. Teniamo conto che organizzarsi il lavoro saggiamente significa appunto suddividersi tutte quelle parti, quei lavori che abbiamo visto finora in maniera equa e dare spazio prima a una cosa che all'altra. Quindi cercare di creare una gerarchia di lavoro che si vada ad intrecciare in maniera uniforme per non dover tornare indietro o perdere del lavoro già fatto. Cercare magari anche di vedere se troviamo qualcuno con la nostra stessa passione che possa darci una mano. Per esempio, dobbiamo costruire un gioco che è un picchiaduro e lì si va a parlare magari di creare 20 personaggi con tre varianti e siamo già lì senza fare tanti conti a 60 personaggi. Creare 60 personaggi è un lavoro non da poco, quindi se abbiamo una persona magari appassionata al design grafico in 3D, possiamo chiedergli se gli va di divertirsi, di studiare, aiutandoti a creare appunto questo materiale. Una volta arrivati quindi a questo punto, dobbiamo scegliere, come dicevo poc'anzi, se programmare o sceneggiare. E qui, come ho detto poco fa, dobbiamo un pochino incastrare le cose e fare un attimino il punto della situazione. Siamo arrivati al punto che abbiamo delineato, come abbiamo detto, tutta questa serie di informazioni e possiamo anche iniziare a tirarla giù. Quindi sappiamo che dobbiamo creare dei personaggi principali, secondari, di contorno e delle ambientazioni. E delle logiche di gioco per far funzionare appunto i vari personaggi e tutta la storia. Innanzitutto possiamo iniziare ad andare a parlare di una programmazione quindi mirata, quindi iniziare a dire io ho la trama che prevede questi personaggi. Quanti personaggi sono? Facciamo per esempio il conto dei personaggi, come dicevamo prima, e iniziamo a creare quelli. Quindi dobbiamo iniziare a lavorare con diversi programmi, che possono essere, come abbiamo visto in qualche slide precedente, magari programmi di disegno, che possono essere tranquillamente anche manuali, quindi carta e penna, o programmi di disegno appunto con tavoletta grafica, su PC, possiamo passare anche a programmi come Photoshop, possiamo passare poi a programmi di modellazione grafica, ce ne sono alcuni gratuiti su internet molto validi come Blender, per la quale poi possiamo anche volendo usare per appunto la sceneggiatura. E appunto iniziare a tirare giù i nostri personaggi. Dopodiché possiamo anche iniziare a vedere se riuscciamo a farli muovere, riusciamo a fargli fare quello che vogliamo in gioco. Questo è molto importante, riuscire a capire se si fanno, se si riescono a fare delle cose, per il semplice fatto che se io perdo tempo a, come dicevo prima, finire di delineare la trama, mi scrivo tutti i discorsi, mi scrivo tutti i passaggi, inizio a creare delle mappe, eccetera, eccetera, poi non ci so far funzionare i personaggi e la logica di gioco all'interno, abbiamo buttato via ore, ore e ore di lavoro. Ok? Questo qui è quello che cercavo di farvi capire fin dall'inizio. Quindi andiamo a parlare, come dicevo, di programmazione mirata. Programmate e gestite tutto in maniera mirata. I personaggi, per esempio, li create per quello che vi servono. Ne dovete creare 20, è inutile che ne state a creare 30 solo perché dovete provare il programma. Ok? Questo qua vi farà guadagnare molto molto tempo, perché tenete conto che per gestire un videogioco, soprattutto se siete da soli, possono volerci mesi.
Ok, e fatto questo, come dicevo, abbiamo iniziato a tirare giù, abbiamo iniziato a realizzare il progetto, abbiamo iniziato a tirare giù i nostri personaggi, abbiamo iniziato a farli muovere, abbiamo iniziato a vedere che le logiche di gioco funzionano, abbiamo iniziato anche magari a creare qualche ambientazione, vediamo che tutto inizia a piacere, possiamo iniziare ad andare ad un livello successivo, quindi delineare ancora di più quello che stiamo facendo e iniziamo magari a creare una storyboard e una sceneggiatura definitiva. Quindi possiamo iniziare a creare effettivamente quello che è oltre la logica di gioco, quindi quello che è oltre all'utente che gioca e deve arrivare da un punto all'altro facendo delle azioni con il proprio personaggio. Tutte le azioni di mezzo e tutto quello che delinea poi effettivamente la storia e la trama. Quindi possiamo iniziare a tirarci giù proprio le scene, iniziare a pensare alle inquadrature, magari farsi il classico storyboard con i disegnini, con i fumettini sopra, con scritto tutte le battute e come andranno poi riportate nel gioco, con l'inquadratura giusta e fare proprio un fumetto, diciamo, tutta una sequenza di scene che ci porterà poi ad avere la trama. Queste scene verranno poi tutte girate ovviamente su programmi che possono essere direttamente sul vostro engine di design del gioco se lo permette, altrimenti possono essere girate come dicevamo prima in Blender, in After Effects o programmi similari. Fatto questo, siamo quasi in fondo perché io ovviamente in questo tutorial vi voglio parlare della costruzione del gioco in generale senza entrare nel dettaglio dei vari programmi. Quello lo vedremo in altri tutorial, quindi se continuerete a seguire la mia pagina troverete altri tutorial dedicati a diversi programmi per appunto la creazione di videogioco. Cercheremo di vedere come farlo nella maniera più semplice e veloce possibile, anche avendo delle conoscenze molto base. E quindi andiamo avanti e parliamo quindi un pochino di quello lì che stavamo dicendo prima, la creazione definitiva di logica di gioco e delle mappe e delle scene, quindi della rifinitura, perché ora abbiamo tutta la storyboard e quindi la sceneggiatura definitiva, abbiamo già delineato una regia e dobbiamo mettere tutto in campo. È quello che dobbiamo finire di fare, è questo per poi poter impacchettare il gioco e distribuirlo. Tutto questo ovviamente riguarda sempre quello che forse abbiamo accennato un po' poco durante tutto il tutorial, cioè l'idea di marketing. Le rifiniture in realtà non sono l'ultima parte dove dovete pensare a quanto il gioco vostro deve essere vendibile. Tenete conto che sono concetti che devono partire dall'idea blanda. Quindi noi pensiamo all'idea blanda, ah, io vorrei creare un gioco che si chiama in questo modo. Il titolo che date a quel gioco in quel momento dovete già in ogni caso pensarlo in maniera vendibile, deve essere un titolo accattivante, la grafica della schermata iniziale deve essere accattivante, il logo del gioco deve essere accattivante. Quindi io parlo di rifinitura, ma in realtà la rifinitura va estesa per tutto il gioco. Ogni elemento che mettiamo in gioco deve essere ottimizzato per portare appunto bellezza e qualità al nostro progetto. Io direi che, come dicevo poc'anzi, potrei chiudere il video perché poi altrimenti entreremo molto di più nel dettaglio, quindi dovremo iniziare a parlare un attimino di programmi in maniera specifica, ma lo faremo negli altri tutorial. Quindi io vi saluto, ringrazio veramente tutti per aver seguito. Io spero che sia stato interessante, spero che la mia esperienza, diciamo, il mio approccio a questo argomento sia stato utile per almeno qualcuno.
e tutte le critiche ovviamente costruttive sono ben accette perché ovviamente siamo qui a spiegare alcune cose, ma non siamo qui per insegnare niente a nessuno, siamo sempre aperti ad imparare, quindi ogni concetto e ogni suggerimento è sempre ben gradito. Grazie ancora, restate sulla mia pagina, se potete mettete un like, se vi ha fatto piacere seguire il video, un segui che fa molto piacere sicuramente a me come a tutto il resto degli sviluppatori e ci vediamo alla prossima, magari appunto in qualche altro video. Grazie mille, a presto.